Buonasera. Benvenuti a Home Theater, Voci da Dentro. Oggi è un giorno un po' speciale, perché commemoriamo il 28 maggio del 1974. E quindi credo sia meglio introdurre il racconto di oggi con semplicità e con una presentazione il più possibile sobria. Perché? Perché questa è una ricorrenza particolare, soprattutto oggi, perché un legame diretto unisce quel 1974 a questo 2020. 46 anni fa esplodeva la bomba di Piazza Loggia e una grande tragedia collettiva, l'ultima, segnava questa città. E oggi una nuova, tremenda ferita attraversa la nostra comunità. E quindi, dalla memoria di quel giorno, come dalla memoria di questi mesi, passa, è passato e passerà inesorabilmente un pezzo fondamentale della nostra identità, un tassello essenziale che compone e comporrà quella preziosa parolina di tre lettere che è noi. E non c'è noi senza memoria, e oggi, come allora, vi è la necessità che le ferite vengano curate, e una ferita si cura per una comunità con la memoria. E così questo cerchio ideale si chiude. A rivivere questa pagina così importante sarà Francesco Sferrazza Papa, che ci racconterà la storia di Redento Peroni, un reduce, forse il primo grande reduce, di quel 28 maggio 1974. Ma non vi raccontiamo solo la storia di quel giorno, vi raccontiamo la storia della sua famiglia e dei vari incontri col destino che lo hanno condotto a quel giorno. Una storia familiare di piccoli gesti, di resistenza, di partecipazione, che passo dopo passo l'ha portato in quella piazza, proprio in quell'istante, e l'ha portato ad essere salvato da un piccolo, semplice gesto di gentilezza, un piccolo gesto di fraternità, che per lui poi ha determinato ogni cosa. Noi l'abbiamo immaginato in un ipotetico racconto ai suoi nipoti, nipoti che poi idealmente siamo tutti noi. E quindi non mi resta che augurarvi una buona visione. E ricordate, questo non è teatro. Il teatro è sempre tutta un'altra cosa. Sigla. Vedete questa faccia? Vedete questi capelli radi, queste rughe, questi occhi stanchi e questo corpo appesantito? Non è la mia faccia, non sono i miei capelli, non sono i miei occhi, non è il mio corpo. Io, sapete, non sono questo. Io sono rimasto quell'altro, quello nello specchio del bagno della mattina del 28 maggio 1974. In quello specchio, questo vecchio vede ancora quegli occhi. Gli occhi di un ragazzo. Ehi, Iaro, vieni sotto che piove. Vieni sotto, già. Ma sotto dove? Piove, pioveva, sì, certo, capirai. Come se per il resto su di me ci fosse stato sempre solo sole. E quando dico su di me, intendo su di noi. E quando dico su di noi, intendo la nostra famiglia. E quando dico la nostra famiglia, intendo mio padre. A noi ci sfamava un salumiere. Mio padre non ci riusciva. E per fortuna che ci aveva questo testimone di nozze che di nascosto ci teneva sempre via qualcosa, se no non lo so come avremmo fatto. Lui voleva mantenerci, ma non poteva. Io lo capisco solo adesso, comunque. È difficile dire cosa avrei fatto io al suo posto, perché io al suo posto non c'ero.
Io ero al posto mio e mi è bastato. Il mio posto a quel tempo là era con mio fratello, a fare le cose così come dovevano essere fatte, senza lamentarsi troppo. Anche mio nonno, cioè il padre di mio padre, a mantenere mio padre non c'era riuscito. E la colpa era stata del freddo e di quella tramoggia. Sì, freddo più tramoggia uguale mani insensibili. Lui aveva infilato la creta, poi aveva, non lo so, fatto un movimento sbagliato, del resto non sentiva niente. Cosa vuoi sentire? Mani addormentate, avete presente? Nemmeno se ne accorse subito. Se ne accorse dopo e perse la mano. A far studiare mio padre ci pensò un prete. Gli trovò un impiego di contabile all'ospedale civile. Nel 1933 si sposò ed ecco che passa un anno, un solo anno, e a questo piccolo uomo il destino lo va di nuovo a trovare. Ma non sotto forma di tramoggia, sotto forma di partito nazionale fascista. E forse era meglio la tramoggia. Infatti nel 1934 ecco che viene fatto obbligo per lavorare di fare la tessera del partito. Così lui che fa? Niente, non la fa. E nel 1938 viene licenziato. E nel 1939 a questo piccolo uomo il destino bussa ancora alla porta, ma non sotto forma di tramoggia e nemmeno sotto forma di licenziamento, ma sotto forma di tubercolosi. Sua moglie, cioè mia madre, cioè la vostra bisnonna, si è ammalata. Io lo ricordo bene, sapete, voi non lo potete nemmeno immaginare, ma a quel tempo si viveva di carità. Io ricordo mia madre che gli diceva: non possiamo andare avanti così, iscriviti al partito. Tanto lo sai, quelli non durano ancora molto. Ma mio padre la tessera non l'ha presa. E così fu costretto a vendere due stanze della casa in cui abitavamo. E poi anche l'orto. Alla fine due suore si presero la questione a cuore e lo fecero lavorare, di nascosto, di notte. Se non che il destino, per la quarta volta, va a trovare questo piccolo uomo che era mio padre e che era il vostro bisnonno, sotto forma di sgherro fascista. Anzi, due. Gli sequestrano la bici, gli danno un ceffone, poi uno e un altro. E infine lo portano via. E hanno, come dire, un attacco di gentilezza. Gli dicono: vieni, vieni, che ti offriamo da bere. Olio di ricino, raccolto 1939. L'annata peggiore. Non possiamo andare avanti così. Iscriviti al partito. Tanto lo sai, no? Quelli non durano ancora molto. Mamma, lo sai, non è andata così. Perché questi durano. E come se durano, durano ancora. È per questo che io quella mattina, il 28 maggio 1974, ho fatto quello sciopero. Lavoravo alla SM, assunto dal 1960 come operaio e delegato di reparto per la CISL. Avevo tre figlie, cioè le vostre mamme, e uno stipendio sulle 100.000 lire. Un terzo del salario se lo mangiava la casa che stavo comprando a riscatto. Vostra nonna Marisa faceva la camiciaia, ma in quel momento non lavorava più. Ecco, in quel momento lei, vostra nonna, mia moglie, avrebbe potuto dirmi: ma non ci andare in piazza, cosa ti interessa, non è mica uno sciopero per questioni contrattuali. Ma non me lo disse, perché sapeva una cosa: che mi interessava. Vero, il contratto non c'entrava, però c'entrava quella frase: questi non durano ancora molto. Invece duravano. È come se duravano. Tirava una brutta aria, io quell'aria non la volevo respirare. Avrei tirato la cinghia per pagare la casa, ma non volevo che i miei figli crescessero in quel clima. E sapete, in quel momento io ho capito mio padre. Mio padre che voleva mantenerci ma non ci riusciva. Mio padre in lotta col destino. Il destino tramoggia, il destino licenziamento, il destino tubercolosi, il destino di Lucio. Ehi, Iaro, vieni sotto che piove. Vieni sotto già. Ma sotto dove? Piove, pioveva, sì, certo, capirai. È una frase il destino. Ehi, Iaro, vieni sotto che piove. È un po' di pioggia il destino. E adesso toccava a me
il destino. Ed è così che i mandanti, i finanziatori dell'eversione, possono seminare. La piazza era piena di gente e io ero nervoso. Avevo paura che succedesse qualcosa. Ma avevo paura in quel modo in cui ho paura quando... Come spiegarvi? Quando non hai davvero paura... Voglio dire, paura avevo, paura, cercate di capirmi, ma mi dicevo non succede, non qui, non a noi. Noi siamo dalla parte del giusto. Noi vogliamo essere liberi, noi stiamo mettendo in pericolo le nostre famiglie, i nostri stipendi, le nostre case comprate a riscatto, perché non vogliamo vivere con questo fascismo, con l'eco. Duravano. E come se duravano. Io avevo paura, però mi dicevo, non succederà mai. Sì, va bene, a marzo avevano arrestato quei due tizi, Borromeo e Spedini, beccati in auto con 5 milioni, 300 candelotti e 8 kg di esplosivo al plastico. E poi due mesi prima il fatto mi aveva veramente scosso. Gruppi esponenti di destra avevano lanciato una molotov contro un corteo organizzato in favore della scarcerazione di un anarchico che aveva ucciso un esponente del movimento sociale che l'aveva aggredito, insomma. Il clima era quello che era, caldo, caldissimo. Ero sotto al portico. Però era primavera. Questo vostro nonno se lo ricorda ancora bene. Una primavera così fredda. Ero lì prima che tutto scoppiasse in mille pezzi. Uggioso. Ero lì e... E ti vedo uno che non mi piace. Un ceffo. Allora mi sporgo per seguirlo con lo sguardo. Tra me e me dico, ma cosa fa con quelle mani in tasca? Cosa fruga? E dove va? Perché si guarda attorno? E sto per andare verso di lui, ma... Sì, ma vado o non vado? E se vado poi cosa gli dico? E se gli dico poi come la metto? Ma no, 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 mi esorto, vai, e che diavolo, vai lì e digli, ehi, lei, signore, mi ascolti, guardi che io a lei. Ehi, Iaro, vieni sotto che piove. A Milano, al... E dopo quella frase più niente. Più nessuno. Solo un rumore enorme. Uno schianto. Che non posso nemmeno descrivere. Come se la terra fosse saltata in aria dal suo centro e le vetrine fanno una risata tutte insieme, questa risata orribile, e io che volo via in una specie di vento, sbatto la testa contro la fontana, cado, sento, non ci sento, un fischio nelle orecchie come un treno che mi abbia centrato in pieno, gli occhi, la faccia, non ci sento, non ci sento. Mi metto a urlare, ma non riesco nemmeno a sentire la mia voce. C'è solo fumo. E cosa mi sta succedendo? Non riesco nemmeno a pensare. È come una bomba, forse è stata una bomba. Mi metto a correre all'improvviso, ma erano le gambe a portare me. Non so dove, anzi lo so, mi sembra di riconoscere Piazza Vittorio. Mi afferrano. Qualcuno mi mette in un camioncino, è un'ambulanza, mi parlano, ma io... Io non sento un suono nelle orecchie, un fischio. Che non se ne andrà mai, mai, mai. E così tutto si è fermato. Si è fermato l'orologio, quello della piazza e il mio. Da quel momento l'unico volto che mi ossessiona è quello di un ragazzo che quella mattina uscì di casa perché aveva qualcosa da dire. Qualcosa da difendere. E mi hanno aggredito. Ci hanno violentato. Dopo quel ragazzo, solo il sopravvissuto. Un sopravvissuto che non dorme. O meglio, dormire dormo, ma male. E dopo i processi dormivo anche peggio. Sapete, non vi ho mai voluto raccontare questa storia. Eppure è una storia che fa parte di noi, della nostra famiglia, di vostro padre, di vostro nonno, del vostro bisnonno. Poi un giorno mi sono svegliato e mi sono detto che ve la dovevo raccontare. Siete miei nipoti ed è giusto. Ora vi racconto perché il nonno non dorme. Dovete sapere. Non si può dire chi fosse con precisione. Forse Bartolomeo Talenti, uno degli otto. Lo conoscevo? No. Era uno che per caso era lì vicino a me. Era uno che per caso ha salvato me e ha condannato se stesso, senza saperlo, sotto quella pioggia.
Io non voglio che piova più. Dunque vi racconto questa storia perché credo in voi. Perché basta una frase. Dobbiamo sempre andare avanti. E spingerlo avanti noi, quell'orologio che si è fermato. E togliercelo noi, dalle orecchie, quel frastuono che vuole solo assordarci. Tra i governanti, quanti perfetti e inutili buffoni, questo paese devastato dal dolore, ma non vi danno un po' di dispiacere quei corpi in terra senza più calore. Non cambierà, non cambierà. Non cambierà, forse cambierà. Ma come scusare le iene negli stadi e quelle dei giornali? Nel fango affonda lo stivale dei maiali. Me ne vergogno un poco e mi fa male vedere un uomo come un animale. Non cambierà, non cambierà. Che il mondo torni a quote più normali, che possa contemplare il cielo e i fiori, che non si parli più di dittature. Se avremo ancora un po' da vivere, la primavera intanto tarda ad arrivare.